Ciao ragazzi, bentrovati nel nostro corso Arte. Oggi parliamo un po' di storia dell'arte antica, degli antichi romani, ma da un punto di vista un po' speciale, un po' particolare, cioè come si divertivano questi nostri antenati. Vediamo un po' quali erano le attività di svago e che edifici venivano utilizzati per questi momenti di divertimento. Allora, principalmente, diciamo, le cose un pochino più importanti erano i teatri, che loro riprendono dai teatri greci. Poi una novità che loro introducono sono le terme, che erano un luogo non solo di benessere, ma anche di incontro e di scambio, in cui si concludevano addirittura gli affari. Quindi un posto che era sia per gli uomini che per le donne, naturalmente separati. E poi, oltre al teatro, nasce l'anfiteatro, cioè un doppio teatro, il più famoso di tutti è il Colosseo. Quindi due teatri, uno davanti all'altro, formano un'ellisse e quindi uno spazio più grande per il pubblico, e che permetteva di svolgere anche delle attività non sempre pacifiche, perché ai romani piaceva anche un po' la violenza, il sangue, quindi questi divertimenti a volte sfociavano addirittura in combattimenti all'ultimo sangue. Allora, cerchiamo un po' di vedere questi edifici, come si componevano, quali erano le varie parti. E uno per uno. Quindi io inizierei dalla novità che sono le terme. Quindi abbiamo degli ambienti che addirittura venivano riscaldati, quindi c'era la possibilità di avere una caldaia che riscaldava gli ambienti e anche l'acqua. L'acqua poteva essere infatti in delle vasche sia fredda, e allora si tratta del frigidarium, poi poteva essere tiepida, quindi il tepidarium, oppure calda, il calidarium. Perché c'erano queste tre temperature? Perché i romani avevano capito che per tonificare il corpo e per attivare la circolazione, passando da una temperatura calda a una fredda e viceversa, quindi passando dalle varie vasche, si poteva ottenere questo effetto energizzante e attivante della circolazione. Quindi era proprio un trattamento, per il benessere. Poi c'erano naturalmente la sauna, che però era riservata solo agli uomini, e dove appunto ci si stava lì fermi a prendere questi vapori caldi, e a volte chiacchierando, chiacchierando si potevano anche concludere degli affari. Quindi c'era anche una piscina dove si poteva nuotare e una palestra all'aperto, quindi grande, dove appunto si potevano fare le varie attività. Gli ambienti chiusi erano coperti da volte o da cupole. Queste volte potevano essere anche abbastanza particolari, ad esempio nel Calidarium delle Terme ad Ercolano, la volta a botte ha delle scanalature. Queste scanalature servono per convogliare la condensa del vapore e farla scorrere, quindi lungo queste scanalature, invece che farla gocciolare sulla testa di chi sta sotto. Poi c'erano anche delle decorazioni che potevano essere mosaici, ad esempio nel pavimento, perché il mosaico è abbastanza resistente, è fatto di pezzettini di pietre chiamate tessere, e quindi ci si può anche camminare sopra. Poi ci potevano essere statue, stucchi, insomma. Le facevano anche belle queste terme, sono diffuse dappertutto le terme romane, anche all'estero. Dove loro arrivavano si creavano il loro ambiente confortevole e che dava loro
diciamo, piacere. Potevano accedere praticamente tutti perché erano gratuite o comunque con costi bassi. Bene, passiamo al teatro. Il primo teatro in pietra che noi conosciamo è il Teatro di Marcello del primo secolo a.C. Dico questo perché precedentemente i teatri venivano fatti in legno e quindi nel tempo si sono distrutti. Invece i teatri in pietra sono rimasti e conservato benissimo il teatro di età imperiale che si trova in Siria a Bostra. Costruito in pietre di basalto nero. Basalto è una pietra vulcanica. Quindi questo teatro, ad esempio, è all'estero, in Siria, ed è del periodo appunto dell'Impero Romano, molto grande, ha un diametro della cavea, cioè della parte dove si siede il pubblico, con un diametro di 100 metri, mentre l'orchestra, che è la parte dove si esibiva il coro, perché è perfettamente conservato, un diametro di 21 metri. E si sono conservate anche altre parti di questo teatro, come la scena, il proscenio. Ora vi spiego ogni parte che cosa vuol dire. Intanto bisogna fare una precisazione, cioè che mentre nel teatro greco veniva sfruttata la pendenza di una collina e quindi veniva un po' scavata e creata la cavea per il pubblico, la parte semicircolare, invece i teatri romani vengono costruiti non fuori dalla città ma proprio nella città, e quindi non c'è una collina con una pendenza da sfruttare, viene tutto costruito, quindi la parte davanti è semicircolare e ospita la cavea, ma è tutto in più piani con i soliti archeggiati, questi archi a tutto sesto che vedremo anche nel Colosseo. L'orchestra diventa più piccola per dare più spazio alla scena. Quindi mentre nel teatro greco era circolare l'orchestra, qui diventa semicircolare, un mezzo cerchio. Poi c'è quindi la scena dove si esibiscono gli attori, il proscenio che fa da fondale anche e che è quindi decorato con statue o con elementi architettonici. Questa parte che chiude il proscenio si chiama fronte scenica. Quali spettacoli venivano dati per i romani? Non tanto le tragedie, che erano così famose nel teatro greco, quanto le commedie. I romani preferivano divertirsi, non volevano pensare a cose tristi, non volevano riflettere più di tanto sui significati esistenziali della loro vita, ma preferivano i divertimenti. E questo lo vediamo anche per quanto riguarda gli anfiteatri, perché hanno appunto come attività, come spettacoli che vi si svolgono, ad esempio le lotte fra gladiatori, che erano degli schiavi che venivano addestrati proprio per fare questi combattimenti all'ultimo sangue, in cui uno dei due praticamente doveva morire, quello che perdeva, tranne se l'imperatore metteva il pollice in su e dava, diciamo, la vita, concedeva che rimanesse in vita anche il perdente se era stato particolarmente valoroso nel combattimento. Poi abbiamo come altre attività anche le lotte fra gli schiavi e le belve feroci. Come schiavi ricordiamo che ci furono anche i primi cristiani che vennero così martirizzati, perché naturalmente di solito la meglio ce l'avevano le belve. E poi c'erano anche delle battaglie navali per le quali era prevista la possibilità di far affluire l'acqua e riempire la parte
in fondo, che è l'arena. E qui io direi di cominciare a parlare proprio del Colosseo, che appunto ha tutte le caratteristiche dell'anfiteatro, è il più famoso anfiteatro Flavio, perché è voluto da Flavio Vespasiano. Quindi l'arena, dicevo, è la parte ellittica che c'è al centro. Sotto c'erano gallerie, cunicoli da dove dovevano passare questi gladiatori, belve e chi più ne ha più ne metta. Poi tutto intorno c'era la gradinata. La gradinata è praticamente divisa in base a chi ci doveva andare a sedersi. I posti migliori erano quelli più in basso, più vicini allo spettacolo, e c'era naturalmente una parte riservata all'imperatore e alle maggiori personalità. C'erano addirittura 5 ordini di posti. Il primo era vicinissimo all'arena e c'erano le personalità di alto rango. Poi c'erano diciamo quelli della tribuna imperiale, il parco dei consoli e degli altri magistrati, il podio riservato ai senatori, vestali e ambasciatori, e infine la plebe, che accedeva solo ai 2 ordini più alti. Quindi questa è la suddivisione della cavea. Poi abbiamo una galleria su, c'erano anche i posti in piedi in questa galleria, che era come un terrazzo con delle colonnine. Per accedere nella cavea, i vomitoria, che sono dei posti piuttosto pericolosi perché c'era il rischio di cadere di sotto se c'era troppo trambusto, troppo movimento, e quindi erano protetti da dei parapetti e balaustre. Il Colosseo com'è costruito? È realizzato in travertino, blocchi di tufo e mattoni. Quindi era anche tutto rivestito di marmo, ma nei secoli successivi è stato spogliato da tanto materiale che è stato riutilizzato per costruire chiese, più che altro. Quindi è stato usato come una cava a cielo aperto, dove il materiale era molto più a portata di mano rispetto ad andare nelle cave nelle montagne. Guardandolo dall'esterno ci accorgiamo che ci sono 3 piani tutti ad arcate. Questi 3 piani hanno i 3 ordini che abbiamo studiato, gli ordini architettonici greci: il piano più basso, l'ordine dorico, il secondo quello ionico e il terzo quello corinzio. Infine in alto c'è l'attico, cioè la parte più alta, che non ha le arcate ma ha delle piccole finestre rettangolari ed è più chiuso. Quindi questi colonnati non sono però colonne a tutto tondo, ma sono appoggiate sulla parete, quindi sono semi colonne, hanno più che altro quindi una funzione decorativa. Perché l'arco di per sé scarica il peso sui pilastri su cui sono appoggiate queste semicolonne. Come veniva protetto dalla pioggia, ad esempio, il pubblico? C'era un grande telone chiamato velario, che proteggeva anche dal sole, non solo dalla pioggia, manovrato da dei marinai esperti. 100 marinai servivano per aprire e chiudere questo velario, che era un po' come le vele delle navi, quindi i marinai sapevano come aggeggiare. Oggi appare quindi anche danneggiato, mancano delle parti, però noi lo conosciamo così, con questa forma anche un po' semidistrutta. E ha il suo fascino anche così, i turisti vengono proprio a frotte per vederlo. Speriamo che presto possano tornare qui da noi in Italia. Va bene ragazzi, io direi che per oggi può bastare, quindi vi ringrazio
chi non fosse iscritto al canale lo può fare e attivare la campanella per ricevere l'avviso dei prossimi video. E io vi saluto e vi mando un bacione. Ciao!